Andiamo nel 1979, quell'estate, il disco per l'estate si chiamava Seven Sun Estate, tutti erano concentrati anche perché c'era un super cast, era condotto dai Gatti di Vicolo Miracoli e partecipavano Baglioni, Pupo, Anna Oxa, Rino Gaetano, Patti Pravo, Gloria Gaynor, Umberto Tozzi e partecipava anche lui, questa voce carismatica, scoperto da Mogol, collaborava anche con Battisti, sarebbe diventato attore chi se non Adriano Pappalardo, questa era Ricominciamo. Io guardo e sto zitto, ma penso di tutto. Sveglio distrutto, però io ci provo, ti seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo. Ricominciamo. Tutta la nostra squadra entusiasta, dove siamo? Siamo qui, la nostra squadra entusiasta per Adriano Pappalardo. Che cosa succede nel 79? Guardate, per ascoltare la musica, nasce il mitico Walkman per portare le cassettine con noi, con le cuffiette, ce le andavamo ad ascoltare in giro per le spiagge. Sempre a Saint Vincent, chi partecipa? Roberto Benigni, con una canzone che si chiama Playboy, ma lui voleva cantare l'inno del corpo sciolto, mitologico, ma c'era una questione di censura. E allora guardate cosa fa lui quella sera, guardate. Non me lo fanno fare. È la casa discografica, una multinazionale, non vogliono che lo faccia. Io, se volete l'inno del corpo sciolto, conto fino a tre e se il pubblico vuole io pretendo di farlo, se no canto quella dietro, devo andare a studiarmela e mi studio le parole. Allora io ritorno subito, voi aspettate un minuto. Avete capito? Se ne va, perché lui non la sapeva, ecco era questo, lui voleva fare questa qui e il lato B Playboy non la sapeva. In quell'estate 79 sono chiamate alle urne 185 milioni di elettori perché nasce il primo Parlamento europeo votato appunto da tutti gli elettori europei, ma eccole qui le immagini, chi c'era sempre in quel Saint Vincent estate? C'era lei, Raffaella Carrà, porta avanti la sua carriera da cantante ma per una volta non si butta sulle canzoni movimentate, Far l'amore, Rumore, Pedro, ma porta una canzone prodotta da Boncompagni, meravigliosa, un appello al suo uomo, dice ok, hai un'altra, vada lei, io sono orgogliosa, posso stare da sola, un bel messaggio che lei lancia, Raffaella, e salutala per me. Ti prego vada lei, non farla più aspettare e salutala per me. Io le auguro di cuore che non le succeda mai quello che è successo a me. Stasera ho perso te, ma spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. Un bel messaggio di emancipazione, Raffaella ha sempre supportato le donne, lottato per i diritti delle donne e ha